Atalanta Under 23 e Pro Vercelli vanno a caccia della seconda vittoria in campionato al comunale di Caravaggio. Nero-azzurri con Di Serio e De Nipoti in attacco, supportati da Mallamo. Nella Pro invece il tridente è formato da Nepi, Maggio e Condello. Giornata speciale per Francesco Modesto, che oggi allena l'Atalanta Under 23, ma che nella stagione 2020-2021 allenò la formazione piemontese portandola ai playoff. La Pro Vercelli muove il primo pallone dell'incontro, ma passa subito l'Atalanta. Combinazione fra Bernasconi e Di Serio, conclusione del 33, vincente all'angolino. Gran giocata in velocità a livello tecnico della formazione di Modesto, che trova il vantaggio praticamente immediato con il bel inserimento di Bernasconi. La risposta della Pro Vercelli arriva al quarto d'ora di gioco con l'iniziativa personale da parte di Maggio, che si accentra e prova a esplodere la conclusione. Riesce a parare Vismara senza problemi il portiere dell'Atalanta Under 23. Al minuto numero 32, altra chance, altro pericolo portato da Di Serio, che cerca la porta, non la trova per questione di centimetri, andando a un passo dal gol del 2-0. Allora insiste la Pro Vercelli, che cercherà in finale di primo tempo con il colpo di testa di Nepi di riequilibrare la contesa, ma l'Atalanta troverà il 2-0 al minuto numero 41, punizione di Mallamo, non tocca nessuno, la palla finisce in porta, secondo gol in campionato per Mallamo, che trova il raddoppio prima dell'intervallo e manda l'Atalanta a distanza di sicurezza. Questo è il gol di Mallamo, che aveva già segnato contro la Gen Erminio e dunque si consolida come uno dei leader tecnici di questa formazione dell'Atalanta Under 23. Ancora la Pro Vercelli nel secondo tempo ci prova tanto da calcio piazzato, senza però inquadrare lo specchio della porta con Camigliano, e allora ci va vicina al 3-0 invece l'Atalanta con questa conclusione scoccata dalla distanza. La palla sbatte sul palo, ci aveva provato Cerasoli, senza però fortuna, senza però riuscire a incrementare ulteriormente il vantaggio bergamasco. Nella finale, ultima chance che arriva per la Pro Vercelli in contropiede, ma Solcia riesce a fare buona guardia e allontanare il pericolo. Dopo 5 minuti di recupero l'Atalanta porta a casa la partita, sale a quota 7 punti, aggancia anche la zona playoff. Per la Pro invece sono 5 i punti in graduatoria.